fatto. Sì, intanto ti ringrazio, sono molto orgoglioso di essere ambasciatore dello sport in oratorio, perché semplicemente per coerenza tutta la mia storia è incominciata lì, quindi voglio ricordarmelo sempre. Quello che uno pensa quando entra in questa piazza e vede quello che c'è va oltre le aspettative, insomma. Massimo Achini ha fatto una cosa veramente straordinaria. Sarà una giornata indimenticabile per questi ragazzi e per i loro allenatori, i loro istruttori, tutti quelli che lavorano nel mondo dello sport e del CSI, e sono certo che torneranno tutti alle loro città sportive con un'energia pazzesca. Beh, avete scelto bene, è un bel capitano, anche perché il capitano deve essere una persona che trasmette il suo messaggio e quello che lui è con grande coerenza e con grande passione. Papa Francesco penso l'abbia fatto dal primo giorno del suo pontificato. Proprio questa, la sua forza, quella di non nascondere le passioni, compresa quella sportiva, no? Lui ha dichiarato per quale squadra di calcio fa il tifo. È un atteggiamento di grande coerenza che determina la leadership che questo Papa si è dimostrato di meritare. Quello che si impara in oratorio è uno spirito di vita comune, è uno spirito di aiutare gli altri, di stare bene insieme, di porsi degli obiettivi, ma comunque di crescere bene. Certo. In uno spazio adeguato, controllato e che ti aiuti proprio a essere, soprattutto aiuti le famiglie a stare più tranquille. Quando io e mio fratello andavamo all'oratorio, mia madre era tranquilla, anche se allora erano tempi diversi, perché certo. Adesso è molto pericoloso in grandi città giocare fuori, non puoi farlo. Per cui a maggior ragione devi andare in spazi strutturati come l'oratorio. Le mie prime uscite in bicicletta le ho fatte con il mio parroco, con Don Pierino, che dalla chiesa di San Mauro, dove abitavo nel comune di Solaroli in Romagna, mi portava nelle prime colline con Don Pierino dietro con la 600 e con la Perpetua al fianco, quindi sono ricordi lontani ma ancora molto molto limpidi. Un buon compleanno per i 70 anni non li dimostra e deve continuare così, perché ci sono più di 1 milione di persone, tanti bambini che perseguono comunque questa strada. Quindi il CSI penso che sia uno di quegli enti che fa del bene allo sport e fa del bene ai giovani. Sì, guarda, è veramente un'emozione unica anche per me, e non mi aspettavo insomma di trovare una cosa così, e tutti questi ragazzi anche in attesa di incontrare il Papa, penso che sia veramente un'emozione enorme. Mi fa molto piacere essere qua, ho incontrato anche dei ragazzi marchigiani delle mie zone, e insomma subito si è creato qualcosa di speciale trovarsi qua in San Pietro con i miei conterranei, molto molto bello. Ma l'augurio è quello di continuare ad andare avanti con questo spirito straordinario, no? Di gioia, di partecipazione, di compartecipazione nel nome dello sport che va avanti anche attraverso il sorriso, uno sport che unisce, non che divide. No, io giustamente hai detto 70 anni del CSI, e io qualche anno in meno di tesseramento CSI, perché io sono stato tesserato quando avevo 8 anni. E dunque io sono del 38, quindi due anni dopo, uno dei primi tesserini. E molti, no, dei campioni dello sport che sono qui degnamente anche rappresentati quest'oggi hanno cominciato negli oratori, che vuol dire CSI, certo. E il più delle volte via dicendo, no? Un patrimonio storico di ricordi, di memorie, ma anche di valori che continuano a essere portati avanti in questo sano tentativo di coniugare il momento ludico, sportivo, agonistico con il momento educativo di crescita umana, civile e cristiana.